Eccoli che stanno per arrivare i fuggitivi. Dopo 8 anni la Val d'Agri e in particolare Viggiano tornano ad essere protagoniste di una tappa del Giro d'Italia, la 7ª per la precisione, che partendo da Diamante in Calabria è poi arrivata a Potenza. Una emozione grandissima come primo cittadino, come viggianese, è un orgoglio per noi vedere il Giro d'Italia che passa dalla nostra comunità. Un grazie alla Regione Basilicata e soprattutto alla mia comunità che davvero si è preparata al meglio. Abbiamo cercato di fare di tutto da tutti i punti di vista, dalla valorizzazione alla pulizia, alle infrastrutture, insomma abbiamo cercato di mettere il paese nelle migliori condizioni per ospitarlo. Il passaggio della Carovana Rosa è stato però accompagnato da un altro importante appuntamento, la partenza del Giro E, arrivato alla 4ª edizione, la competizione con le e-bike, le biciclette a pedalata assistita. Un obiettivo centrato, dopo pochi anni torna nel territorio di Viggiano la tappa del Giro d'Italia di passaggio, perché qualche anno fa addirittura ci fu l'arrivo. È stato faticoso averlo qui? Sì, è stato molto faticoso, anche se è una manifestazione bellissima, prepararla è stato molto difficile. Però devo ringraziare anche proprio gli organizzatori del Giro E, perché sono stati gentilissimi, e quindi si vede il risultato oggi, la nuova piazza di Viggiano piena di gente. La giornata è bellissima, fa molto caldo e poi merita davvero, queste opere sono veramente eccellenti. Stiamo preparando per questa bellissima esperienza e cercheremo di dare il massimo per ben figurare. La tappa di oggi io la conosco perché sono un ex ciclista, avevo fatto la tappa del Giro a Viggiano, quindi le zone le conosco, è impegnativa, c'è poca pianura, però con questi posti diciamo che la fatica si fa sentire meno forse. Qualcosa da dire sul paesaggio che incontrerete? Ma sicuramente tanto verde, a volte ci si gira, sembra quasi di non essere in Italia in questi posti, e soprattutto poi come ieri sera abbiamo mangiato veramente bene e si spende veramente poco, quindi io poi arrivo da Milano che una pizza costa 15 euro, ieri ho mangiato una margherita con 4 euro ed era un vero spot per il territorio questo, da tutti i punti di vista. Esatto, sì, no, qui si sta bene e bisogna venire a vedere, ecco, tutta la regione. Beh, diciamo che sia io che lui arriviamo già da una terza tappa molto faticosa, e il nostro sport non è questo e altro, però noi ci cimentiamo perché il nostro cuore è un cuore di leone. Ma aspettate, perché i leoni e le tigri le trovi al circo, ma i lupi l'hai mai visti? E noi da lupi siamo. I lupi sono qua vicino perché siamo nel territorio dei lupi, tra il Pollino e le altre montagne. Quindi se siete lupi, se vi dico in bocca al lupo, voi rispondete? Viva il lupo! Viva il lupo! No, noi siamo la classe quinta di Viggiano dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo. Ci ritroviamo qui in seguito alla vittoria del progetto Bici Scuola. Vorremmo ringraziare di averci invitato qua. Vorremmo partire dallo spiegarvi di come abbiamo prodotto e elaborato per il concorso Bici Scuola. Per noi è stata un'iniziativa intrigante che ha coinvolto tutta la classe, comprese le nostre insegnanti.
Abbiamo realizzato questo progetto cercando di produrre una mappa digitale innovativa, segnando le tappe di Amante Potenza. Fra le tematiche proposte dal concorso abbiamo scelto una bici in vacanza. Per realizzare questo progetto ci siamo voluti basare sulla creazione di un codice QR per ogni paese della nostra regione, attraversato dal Giro d'Italia e dal Giro E. Ci siamo basati su un'idea innovativa e accessibile a tutti. L'elaborato è stato frutto di grande lavoro di gruppo, perché ognuno di noi ha collaborato con entusiasmo. Un grande ringraziamento va ugualmente alle nostre insegnanti che ci hanno supportato in questo percorso. Appena le nostre insegnanti ci hanno comunicato che avremmo partecipato a questo progetto, ognuno di noi ha cercato di dare il meglio di sé, come detto prima dalla mia compagna. Fin dall'inizio non aspettavamo di poter vincere e appena è arrivata la notizia siamo rimasti molto sorpresi ed entusiasti, ma l'emozione più bella è stata quella di collaborare in gruppo come una famiglia. Speriamo che l'esposizione possa avere suscitato curiosità agli ascoltatori. Ringraziamo tutti i presenti, agli addetti al concorso Bici Scuola, che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo progetto. Ma un applauso veramente grandi, grande ai ragazzi della Quinta a Viggiano, capoluogo. L'importanza di un Giro d'Italia che passi proprio da Viggiano a valorizzare i territori è fondamentale, farli conoscere è ancora più importante, ne abbiamo bisogno, soprattutto dopo questo periodo lungo di pandemia che ha costretti tutti noi a stare rinchiusi in casa, a non agevolare certamente i rapporti, e allora che sia proprio da Viggiano, no? C'è questo nuovo inizio da questa giornata meravigliosa e speriamo che davvero nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si possa, come dire, godere e ritornare alla normalità tanto auspicata. Thank you.